ancorata all'Occidente e ci ancoriamo con la moneta. Questo lo dicevano i francesi, la Germania diceva no, non voglio stare con te. Quando si è unificata, i tedeschi hanno detto va bene, facciamo la moneta unica, però la chiamiamo euro, ma è il marco. La chiamiamo euro, ma è il marco. Fatta come il marco, pensata come il marco, incorporante la filosofia politica ed economica e sociale del marco, l'ordoliberalismo. E tutti, sì, bene, che bello, vedrai come si vive felici con l'ordoliberalismo. L'ordoliberalismo in un solo paese che se lo sceglie deliberatamente sono affari suoi, implica delle esclusioni a priori, cioè vietato essere socialisti, consentito essere socialdemocratici, vietato pensare in modo radicale, infatti non hanno più un filosofo a pagarlo, eccetera, eccetera. Bene, c'entra. Bene, liberalismo a livello continentale, l'ordoliberalismo a livello continentale è un problema. È un problema perché è un'area monetaria non ottimale, perché ci sono storie diverse, istituzioni diverse, rapporti sociali diversi, e tenuti insieme soltanto da una serie di vincoli furibondi. E dall'idea che il nemico numero uno è l'inflazione, che è discutibile, dipende da quale inflazione. E che il mercato non si autoregola e proprio per questo ci vuole uno Stato forte che lo renda regolato. Anche questo bisogna un po' capirla, ecco. Il male assoluto è il deficit dello Stato e che il bene assoluto è esportare selvaggiamente quanto più si può. E che l'economia non è trainata dalla domanda interna, ma dall'esportazione. Ne è risultata la UE, cioè un insieme, non adopero nella parola federazione, nella confederazione, nella parola unione, un insieme non sovrano di stati sovrani che hanno rinunciato a un pezzetto solo della sovranità, la sovranità monetaria, ma non ad esempio la sovranità di bilancio, cioè fiscale, e che non intendono farlo, che però sono costretti ad esercitare, tenendo fermo che non hanno sovranità monetaria.